Ciao a tutti, io sono Angelo Petrella e il mio nuovo libro si intitola Le api randagie ed è edito da Garzanti. È una storia che riscrive un po' le regole del noir e anche probabilmente dell'affresco sociale. È un libro ambientato nel 1992, è un romanzo su Tangentopoli, ma che prende spunto da Tangentopoli per parlare di altro, per parlare di una famiglia di industriali. Di industriali della grande, dell'alta borghesia napoletana. È una storia di padri e di figli, di difficoltà di rintracciare i propri padri e di difficoltà di accettare i propri figli nelle differenze. I personaggi del romanzo sono quattro. Un padre, Raul Aragona, capostipite, industriale al tramonto e che cerca affannosamente di compiere la sua ultima disparata e disperata scalata, due figli, Manuel, figlio legittimo, cocainomane perdutissimo e sconvolto, e Matteo Malatesta, figliastro che decide di abbandonare le redini dell'impero di famiglia per dedicarsi alla sua carriera in polizia. Come posso dire, questi due fuochi delle ossessioni e del passato in chiave di rimorsi e di rimpianti sono quelli che dominano tutti i personaggi. Api randagie sono coloro i quali credono sia possibile vivere al di fuori della società e elevarsi al di sopra degli altri, salvo poi venirne schiacciati. Nella seconda bandella leggerete che i personaggi, pensando di vivere al di fuori del proprio sciame, non hanno che ad attenderli la morte. Ed è un po', credo, l'idea che riassume forse la tragedia del vivere oggi, ma anche la tragedia classica, probabilmente quella greca. Nel romanzo le vite dei personaggi, le vite familiari si intrecciano a pieno titolo con quelle professionali, e al punto tale che in determinati momenti è difficile realmente distinguere quale sia il vero obiettivo, se è un obiettivo dell'anima, se è un obiettivo esterno, un obiettivo di potere e così via. Il libro è dedicato ai miei figli perché è una promessa, diciamo così, una speranza che possano vivere e avere nel futuro una famiglia diversa da quella che ho sperimentato io e per la quale in buona parte è stato scritto questo romanzo. Ho pensato di ispirarmi a Elroy, come nel mio romanzo precedente, La città perfetta, utilizzando articoli di giornale, citazioni dal quotidiano, dalla cronaca, e ricostruendo attorno a esse, un po' ritessendo la vicenda del romanzo. Perché credo sia molto importante fissare alcuni eventi probabilmente rimossi in buona parte dall'immaginario collettivo. La vicenda di Tangentopoli nel 92 è stata soltanto una delle vicende di rottura, credo, di un quinquennio 88-92, diciamo, a partire dal quale l'Italia non è stata più quella che era prima. E credo che proprio il fatto di non aver ben metabolizzato, di aver rimosso quel periodo storico, ha creato le fratture i cui influssi li sentiamo tutt'oggi.